Lo sversamento illecito dei rifiuti costituisce una problematica molto delicata che il comune di San Severo ha, e non solo il comune di San Severo, ma anche la nostra provincia e non solo la Capitanata. Un tema su cui il comune di San Severo già da tempo si sta impegnando con un'azione poderosa posta in essere dalla Polizia Locale, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha prodotto dei risultati davvero molto lusinghieri. Esiste tuttavia sulla Statale 89, alle porte della cinta urbana della nostra città, un sito su cui sono depositate 17.000 tonnellate di rifiuti. Una vera e propria bomba ecologica. Quel sito è oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, che pure sta conducendo delle indagini. Purtuttavia, al netto dell'attività in itinere da parte dell'autorità giudiziaria, vi era una problematica tutta amministrativa che, diciamo, ha occupato l'agenda politica del comune di San Severo e anche della regione Puglia. Se è vero come è vero che tempo fa il problema fu posto all'attenzione del presidente della giunta regionale, di Michele Emiliano, e del vicepresidente Raffaele Piemontese. Un ascolto molto attento, hanno avuto le doglianze e le richieste di sostegno da parte del comune di San Severo. Si trattava e si tratta di un intervento anche abbastanza pesante, gravoso da un punto di vista economico, che per la sua realizzazione necessitava un apporto finanziario da parte di Regione Puglia, che richiesto è stato ottenuto nel giro di qualche mese. Questa mattina, nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città qui a San Severo insieme al vicepresidente della Regione Puglia, abbiamo dato conto alla stampa e alla cittadinanza di un provvedimento di circa 3,5 milioni, un finanziamento erogato al comune di San Severo, che sarà integralmente utilizzato per fare attività di bonifica di questo sito. Nei prossimi giorni Regione Puglia ci trasmetterà anche il cronoprogramma, cioè la tempistica entro cui realizzare questa attività, e noi faremo di tutto per rispettare il limite temporale che ci verrà indicato dalla Regione Puglia. Inutile dire che sono particolarmente soddisfatto, contento di questo obiettivo, di questo risultato, e ringrazio la Regione, ringrazio il Presidente Emiliano, il suo vice Raffaele Piemontese, perché ancora una volta, come è accaduto nel passato diverse volte, la mia città, la comunità sanseverese, è stata oggetto e destinataria di grande attenzione politica e amministrativa da parte dei nostri amministratori regionali.